Buonasera dal telegiornale di TSD. I volontari della sezione Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare WILDM di Arezzo scenderanno in piazza sabato 18 settembre e 2 ottobre dalle 9 alle 13 per raccontare il loro impegno per le persone con una distrofia muscolare. Il banchetto della WILDM sarà presente in piazza San Jacopo per promuovere la giornata nazionale 2021 insieme al suo gadget, una confezione di caffè per Moka Miscela Chicco d'Oro, inserita in una latta illustrata dal famoso vignettista di Repubblica e L'Espresso Mauro Biani. Ogni latta verrà consegnata a fronte di una donazione minima di 10 euro. Nel corso dell'iniziativa, i volontari che operano a livello locale sin dal 1984 presenteranno i progetti della sezione aretina portati avanti in questi anni. Dopo l'interruzione del 2020, Arezzo Abilia, l'iniziativa organizzata da CONI e WISP che concilia benessere fisico e inclusione con il coinvolgimento dei giovani e di persone con disabilità, evidenziando il ruolo sociale ed educativo dello sport, torna anche quest'anno. L'appuntamento è fissato per domenica 19 settembre al Parco Pertini a partire dalle 10 del mattino. Il parco sarà suddiviso in 6 aree che ospiteranno 3 o 4 punti sport ciascuna, con esibizioni dimostrative e possibilità di pratica grazie all'ausilio di tecnici qualificati. Nel pieno rispetto naturalmente delle normative di contrasto al Covid-19, Green Pass compreso per chi ha più di 12 anni. E si è concluso il convegno pastorale della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Vediamo insieme il contributo di Monsignor Andrea Celli, parroco a San Pio X alla Balduina di Roma. Vediamo. Ultimo giorno di convegno diocesano, una relazione molto seguita, intervallata anche da molte domande. Quali sono i punti salienti dell'intervento che ha tenuto all'interno della cattedrale di Arezzo? Mi è stato chiesto di parlare di sinodalità e quindi prima ho parlato un po' in generale di che cosa vuol dire sinodalità, di quei principi di accoglienza, dialogo, fraternità, di abbattere barriere per incontrare l'altro. Poi i criteri che Papa Francesco ci indica nell'esortazione Evangelii Gaudium sono criteri concreti perché la sinodalità trovi posto e abiti nel cuore dell'uomo. E poi la terza parte, l'esperienza di Roma con l'equipe pastorali e con lo sforzo che le parrocchie fanno nell'ascoltare il grido del territorio in una logica, in uno stile assolutamente sinodale. Una delle tematiche sulle quali lei si è voluto soffermare è il tema dell'accoglienza, portando anche l'esempio di quello che ha fatto lei nella sua parrocchia all'arrivo. Sì, io credo che sia il veicolo per evangelizzare oggi. Il primo bigliettino da visita che il cristiano deve mostrare nei confronti della persona confusa, lontana o delusa, ferita, amareggiata, sia dalla vita, sia magari da qualche comportamento ecclesiale che l'ha turbata. Accogliere, cioè avere un cuore pronto ad abitare nell'altro, a incontrare l'altro. Questo prevede anche lo sforzo di non partire sempre dalla propria idea, non pensare di avere sempre la verità in tasca, non partire scoraggiati nell'incontrare l'altro e cercare sempre una dialettica costruttiva, anche se l'altro parte da posizioni, orizzonti molto diversi e molto lontani. Credo che il Magistero di Papa Francesco e la Chiesa italiana, il nuovo percorso della Chiesa italiana vada proprio in questa direzione, anche perché ci accorgiamo che se no così si è giovani, le nuove leve, le famiglie e l'uomo contemporaneo in genere si disaffeziona, si allontana da un percorso di verità che è quello evangelico. Allora lo strumento dell'accoglienza, che è semplicemente uno strumento, ma che al tempo stesso diventa il nerbo con cui presentare il cuore del Vangelo, è oggi più che prima assolutamente necessario e prioritario. Si è parlato anche degli organismi di partecipazione. Lei ha detto se non sono vissuti con il cuore sono sostanzialmente inutili. Questo lo penso fortemente, vanno abitati, ma non vanno semplicemente indetti questi organismi o costruiti questi organismi di partecipazione, gli va data un'anima. Allora, se lo stile sinodale non permea questi organismi, sia quelli voluti dalla normativa codiciale, sia quelli che spontaneamente nascono,
Noi possiamo fare riunioni, organizzazioni, è la mentalità che va cambiata, la mentalità del cuore. Ci vuole un atteggiamento sapiente, abitare organismi di partecipazione in maniera tale che la partecipazione sia una richiesta di corresponsabilità da parte di tutti e sia accoglienza anche delle diversità e delle opinioni altrui. Il 24 e 25 di settembre la ricerca torna protagonista a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno con la notte dei ricercatori. Dopo l'ultima edizione in versione digitale, Bright Night 2021 si riappropria delle strade e piazze cittadine per permettere alle persone di incontrare i ricercatori che fanno conoscere il grande lavoro svolto dietro le quinte dei laboratori, delle biblioteche e degli spazi della ricerca dell'Università di Siena. L'approfondimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sarà il filo conduttore degli oltre 60 eventi organizzati dall'Ateneo Senese. I ricercatori racconteranno le mille facce della ricerca scientifica anche attraverso giochi, illustrazione di esperimenti, visite guidate ai laboratori e ai musei universitari. Un caleidoscopio di eventi e 10.000 libri raccolti che saranno venduti al prezzo di un euro. Potrebbe essere riassunta così la seconda edizione della manifestazione in programma sabato 25 settembre a Castiglion Fiorentino, che ha come protagonista il libro. Si intitola Uno, Nessuno e 100.000, si svolge in quattro piazze del centro della cittadina del Cassero. In piazza del Collegio ci sarà spazio per la narrativa per ragazzi, in piazza dello Stillo arte, storia e scienza, in piazza del Municipio narrativa italiana ed estera. E quest'anno la vendita si svolgerà anche nel piazzale del Cassero, dove verranno raccolti libri di storia locale. È previsto anche uno spazio dedicato all'incontro con gli autori, in particolare ricordiamo l'appuntamento con Francesco Gesualdi, allievo di Don Milani, saggista e attivista, autore per esempio del libro intitolato Sobrietà, appuntamento alle 10 nel loggiato Vasariano di Castiglion Fiorentino. Una lapide commemorativa in ricordo dei militari polacchi che contribuirono alla liberazione della Val Tiberina nel 1944. La cerimonia di apposizione si terrà venerdì 17 settembre alle 18.30 al cimitero di Viale Osimo a Sansepolcro. È una iniziativa promossa dall'amministrazione comunale a cui sono invitati in particolare i discendenti delle famiglie che si formarono nel secondo dopoguerra in seguito all'unione di molti cittadini valtiberini con i polacchi che si fermarono nel territorio della Valtiberina. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Arrivederci.